La realizzazione di centinaia di pale eoliche all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia finisce nel mirino della Procura di Bari, che ha aperto un'inchiesta. Si ipotizzano i reati di falso e violazione delle norme ambientali. Falso e violazione delle norme ambientali sono i reati ipotizzati dalla Procura di Bari, che ha avviato un'indagine sulla realizzazione del parco eolico all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Su un'area complessiva di 3.500 ettari tra i comuni di Gravina, Poggiorsini, Minervino Murgia e Spinazzola sono state installate centinaia di pale eoliche bianche. L'obiettivo del PM Renato Nitti è verificare se, quando è stato definito il perimetro del parco eolico, si è tenuto conto del vincolo esistente di zona protezione speciale, un vincolo comunitario. L'ipotesi è che possa non essere stata eseguita la necessaria valutazione di incidenza ambientale, che prevede una serie di prescrizioni da seguire nella realizzazione di parchi eolici all'interno di una zona protetta. Tanto per fare un esempio, a parere di alcuni esperti, basterebbe che le torri eoliche non fossero di un unico colore per non spaventare le migliaia di uccelli migratori, tra cui il falco lanario e il grillaio, che sono specie protette a livello comunitario. Di quest'ultima, nella Murgia Barese e Materana, è presente l'unica popolazione nidificante di tutta l'Italia peninsulare e una delle più importanti a livello europeo e del mondo.